Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Siamo nuovamente su Ni No Kuni perché nella precedente live ci eravamo lasciati subito dopo il completamento. Oh, intanto veniamo presi alla sprovvista da un topo che però non riesce a coglierci di sorpresa, insomma. Ci eravamo lasciati senza vedere la parte gestionale del titolo. Allora, cerchiamo di andare a vederla. Adesso ci sarà la prima battaglia campale. E quindi ve la volevo portare per essere proprio completo nel mostrarvi questo titolo. Ovviamente, se non avete visto la live, andatevela a vedere. È 1:10 di gameplay e di spiegone su tante cose che abbiamo avuto modo di vedere. Mi sono ricordato di essermi dimenticato di mostrarvi una cosa. Nella squadra vi ho parlato dei cioffi e vedete che i cioffi sono di livello 1. Io non credo che questi livelli, no? Tuttavia avremo modo di andare a cambiarli più avanti, perché vedete il costo dei cioffi è di 10 massimo, cioè ci costano 1-1-1. E più avanti troveremo dei ciuffi che valgono di più. Quindi non dovremo sforare questo punteggio. E basta. Al momento valgono 1-1-1, quindi ce la facciamo, ci stiamo dentro. Tra l'altro c'è un'altra cosa che io non so, ed è questo simbolino della forchetta del coltello che ancora non mi è chiaro. Abbiamo visto così a grandi linee l'equalizzatore per poter andare a regolare, diciamo, la nostra efficacia di battaglia. E l'ultima cosa, ecco, la battaglia campale è basata su alcune meccaniche simili alla morra cinese, cioè i combattenti con la spada battono quelli col martello battono quelli con la lancia, e quelli con la lancia battono quelli con la spada, tecnicamente. Poi ci saranno le unità da distanza e soprattutto la parte del regno, dove dovremo gestire il regno, ci consentirà di, nel corso dell'avventura, di reclutare delle persone facendo delle quest per loro, e quindi averli dalla nostra, e loro ci forniranno delle cose e andranno a popolare, a creare negozi, a creare gioco nel regno. Ora iniziamo la battaglia di Glinus. Livello raccomandato 1, lo andiamo a vedere. Il gioco ci spiegherà, spero, come funziona, in modo che quello che non si è visto in live lo vediamo ora. Quindi io ripeto, se volete vedere questo gameplay, magari non conoscete bene il gioco, andatevi a vedere la live e poi guardate questo video. Con la riunione tattica puoi fare gli ultimi preparativi prima di combattere, puoi controllare informazioni sulla battaglia, aumentare la potenza militare e riorganizzare le truppe. Allora, come cavolo funziona? Allora, noi siamo qua. Vittoria, sconfiggi tutti i briganti. Sconfitta, le truppe di Ivan vengono sconfitte. Vedete che poi inoltre nel corso dell'avventura dovremo conquistare nuovi territori, ma subiremo anche attacchi da altre zone. Quindi, allora, potenzia una truppa per aumentare la forza in battaglia. Controlla informazioni sulle tue truppe, vediamo. Ah, abbiamo i nemici che sono i martellatori. Allora, abbiamo qua davanti truppa mista, truppa mista, truppa mista e truppa mista. E ci sono i martellatori là in fondo, ma va bene. Noi abbiamo l'esercito di Grand e l'esercito di Carro. Ok, che sono i due che sono partiti insieme a me, non li abbiamo visti, ma dovremmo averli anche noi. Rinforza truppe. L'influenza del regno non è sufficiente, ok. La potenza raccomandata, livello raccomandato 1, la potenza nemica, organizza truppe. Ah, ok, allora. Questa truppa qui, allora, i serpenti ladroni e gli squamati. Allora, vediamo. Raid esplosivo, ruggito poderoso, chiede un bombardamento ai pirati, ok, riescono a... Ok. Cioè, praticamente sembrerebbe che questi siano degli acceri. Ok, va bene, dai. Comincia. Oh, io non ho la minima idea di come funzioni. Iniziamo la battaglia campale. Ok, truppe miste sono lì, con la piana di Glinus come fulcro. Ok, non ho letto. Ok, andiamo. Hai capito come guidare l'esercito? No. All'attacco.
Allora, le truppe attaccano automaticamente i nemici, quindi non siamo noi a combattere. Con tasto sinistro fai ruotare l'esercito a sinistra e con destro a destra. Ah. Ah, dobbiamo essere... Sarà una battaglia campale, andiamo. Ah, bello, figata. Aspetto gli ordini Ivan. Allora, quelli lì sono delle truppe miste, quindi ruotate e mandate loro avanti, ok. Eh sì, è mora cinese. Continuiamo ad attaccarli a distanza in modo che... Ok, li teniamo coperti. Beh, che tattica, ragazzi. Cioè, no, non è niente di complesso, però simpatico. È possibile aumentare la velocità e l'attacco con l'accelerazione furia. Più tieni premuti i tasti corrispondenti, più il misuratore campale diminuirà. Tieni premuto Shift per attivare furia e spazio per attivare accelerazione. Cacchio. Ah, buttate giù il muro, dai. Fate bravi. Vediamo accelerazione. Ci sono anche le grida campali. E poi aumentiamo la furia quando arriviamo di là, dai. Ok. È semplice nel... Oh oh. Vabbè, andiamo. Furia! Ci stanno aggirando. Tentativo di aggiramento. Sì, è veloce, è bello, perché comunque almeno è un minimo veloce. Ne è rimasto in piedi uno, che se lo spegniamo è meglio. Perfetto, ruotate di nuovo, battete il primo, battete l'altro e vinciamo la battaglia. No, fugge, fugge, Aceri. Ottimo. Che è successo? Ogni truppa ha delle caratteristiche. Ah, ok, vedete, la spada è forte contro il martello. Il martello è forte contro la lancia e la lancia è forte contro la spada. Ve l'avevo detto prima, allora era giusto. Quando le truppe sono in vantaggio apparirà una freccia blu. Quando sono in svantaggio apparirà una freccia rossa. Cerca di scegliere sempre la strategia migliore. Ok. No. Merda, abbiamo perso un arciere. Non siamo forti contro quelli con i martelli. Cazzi. Ce la facciamo comunque, però. Perché abbiamo gli arcieri. Gli arcieri in alto potrebbero dare una mano. Sì, infatti, dall'alto. Perfetto. Spegniamo l'ultimo. Eh no, anche questi. Ok, per fortuna ci sono loro. Ok. Siamo in svantaggio, infatti non ci sono rimasti molti spadaccini. Ogni truppa possiede una tattica speciale che può essere usata quando il misuratore delle tattiche è pieno. Ah, ok. Attivare una tattica consumerà la potenza militare. La potenza militare ti permette di dare ordine alle tue truppe. La potenza militare iniziale dipende dal tipo di missione. Utilizzala saggiamente. Allora, vedete qua in alto a sinistra: potenza militare nemica, potenza militare nostra. La truppa di Grand può bombardare il nemico con gli alleanti. Ok, la truppa di Caro può bloccare temporaneamente il nemico. Per attivare le tattiche usa 2, 3, 1, 4 dopo aver premuto la rotellina. Il tempo si fermerà mentre fai la tua scelta. Perfetto, allora bombardiamo qua. Ribald! Non abbiamo più... Dobbiamo bombardare. La tattica è il bombardamento... No, scusate, no. Allora, ruota. Sì, sconfiggili tutti con l'assalto aereo. Quindi premiamo 4. Che figata! Ma ne abbiamo ancora? Ah sì, abbiamo speso pochissimo, cazzarola. Allora, ancora. Ruotate. 4. Ok. Qui.
4. Non possiamo, non è ancora ricaricato. Aspettiamo. Ok, andiamo. 4. Olè! Abbiamo vinto. Non fraintendete, non ho perso. Vado a sistemare. Vabbè, non ho letto, era veloce. Non credo che ci stia bisogno di aspettare, Evanu. Evanu. Vabbè, il numero di soldati di ogni squadra rappresenta i suoi punti vita. Se sei in difficoltà, usa la tua potenza militare per richiamare i rinforzi premendo R. Ok. Allora, premiamo R. Ah, vedete, tenendo premuto R scende la potenza militare a livelli spropositati. Però andiamo a riempire nuovamente la barra della... ma sti cazzi qua! Non ce la faremo mai. No, sembrava una fortezza immensa, ma in realtà... Allora, dobbiamo ruotare. Ok, attaccate così adesso, avanziamo così. E attaccateli mentre salgono. Sfruttiamo, vediamo se funziona lo sfruttamento della... Si può usare anche in battaglia? No. Allora. Ormai ci ho preso il vizio. Olè! Ripristiniamo. Perfetto. Adesso chi c'è all'interno? Beh, non ce ne frega niente. Andiamo a sfondare la parete. Ma... buttate giù la torretta, grazie. Chi c'è dietro? No. Rigenera. Ok. È rimasta dietro una truppa. Vabbè, abbiamo conquistato, presumo, no? No, dobbiamo andare più avanti. Ah, non è finita, si va avanti. Ok. Scusate, ma se proviamo uno, cosa succede? Ok, succede questo. Buttate giù il capanno e vinciamo la guerra. Ah, ok, la potenza militare nemica è finita, quindi penso che per loro funzioni come per noi, per i rinforzi. Attivando, comandi reali, attivando questa abilità, gli attacchi delle truppe diventeranno efficaci contro qualsiasi tipo di nemico e il misuratore campale si consumerà più rapidamente. Se le truppe sono in difficoltà, premi control. Cos'è? Quanti. Ok, lì è la battaglia finale. La tua potenza militare è cresciuta molto. Scusatemi. Allora, vediamo un attimo. Ah, ok. Se siamo in difficoltà, premi control. Boh. Ma cosa fa il control che non mi vedo più? Ah, ok. Va. Scusate, ma io abuso dei pirati, anche se credo che sia una tattica abbastanza disonesta. Ma non ho capito. Io premendo control, vabbè. Me ne ricorderò, sì, ciao. Abbiamo conquistato la zona, spero sia finita. Non ti offende, ma una frase come proprio diventiva la potresti dire. Vabbè, compagni, andiamo avanti. La piana di Glinus è di fronte a noi. Ok, non è... Missione completata. Sono saliti di livello anche gli altri due tizi a guidare le truppe. Bello, figo. La prima battaglia l'abbiamo completata, credo che... si sia visto molto. Non avevo tempo purtroppo di portare in live anche questa parte di gioco. Un consiglio, Evan, impara bene questo modo di combattere, ti servirà. Ho capito, grazie a tutti. Spero che poi la difficoltà non pecchi in questo, rendendo questi scontri molto semplici. Non so se poi saremo obbligati a portare avanti questo minigioco, ma io credo che possa facilitare comunque il gioco, portare avanti la storia principale e anche il regno.
dal menu principale perché ho letto delle critiche del tipo: ma se a me non interessa questo minigioco, posso giocare lo stesso? No, allora lasci stare, cioè, nel senso, l'hanno messo così. E se non vuoi portare avanti il regno e il gioco è basato sulla rinascita di un regno, lascia stare, insomma. Dal menu principale puoi accedere al menu, organizzare le truppe. Quando non sei in battaglia puoi utilizzare la scorciatoia L. Ok, abbiamo sbloccato l'ultimo menu. Puoi consultare le caratteristiche delle tue truppe e decidere quale utilizzare la prossima battaglia campale. Quindi tecnicamente potremmo anche andare a sbloccare delle persone. Ad esempio, io leggevo su una recensione che possiamo prendere un tizio che, ad esempio, se facciamo una missione per lui, lui si unisce a noi ed è magari un pescatore, ci produce delle barche che possiamo usare per gli spostamenti via mare. Quindi, ok, la piana dovrebbe essere questo. Vediamo se riusciamo ad andare a vedere come se possiamo mettere le basi del regno, insomma. Questo mi piace da morire, questo personaggio qua. Eccoci arrivati alla piana di Glinus. Qua inizierà il nostro regno. Ok, abbiamo piazzato le prime tende. Tutto molto bello, ma non potremo vivere per sempre in una tenda. Presto dovremo cominciare a procurarci materiali. Sì, soprattutto quelli per costruire gli edifici. Già, la prima cosa da cercare sarà del legno di prima qualità. Beh, per quello c'è la foresta di Nier, proprio qui vicino. Due colpi d'accetta e vedrete quanta legna si trova. Ok. Ma insomma, non ti vergogni, colpi d'accetta di qua e di là, credi che il venerabile Nier se ne resterebbe a guardare? Oh, si chiama così perché appartiene a un tizio di nome Nier? Però, che fantasia. Il venerabile Nier è il capo dei Silvani, che hanno il controllo della zona boschiva. Sì, in effetti, chiederemo il permesso. Nier è un vero spiroccio. Ma di quelli proprio attaccati al centesimo. Non ci darà nemmeno un ramoscello senza pagare. Di certo non glielo chiederemo in regalo. Mi proporrà un affare. E come? Lascia stare, però ora andiamo da questo Nier. Insomma, dobbiamo andare a procurarci il materiale. Allora, vediamo subito una cosa. Se... Vabbè, qua abbiamo il save. Andiamo a salvare. Vediamo quanto abbiamo giocato finora. 3 minuti e 03. Ok, andiamo da Nier adesso. Ok, futuro regno. Cos'è questo? È un'altra battaglia. Ah no, no, vorrei evitarlo al momento perché sembrerebbe... ci attaccano magari delle truppe nemiche, quindi dovremmo andare a difendere il regno. Ora, vabbè, c'è una melma, combattiamo contro la melma e non sarà facile. Sono tutte di altissimo livello, ma aio, aio. Si può anche tentare di fuggire, però. Ok, se stiamo qua, vedete che riusciamo a fuggire. Perché non era proprio uno scontro alla pari. Ma dobbiamo andare da chi? Scusami, futuro regno. Ah, oh mio, è una foresta lontanissima questa. Possiamo allora a sto punto giocarci un assalto qua. Dei nemici, così andiamo a fare un po' di pratica. Perché poi. Ovviamente la parte gestionale, magari la parte ancora più gestionale, la vedremo più avanti. Allora, vediamo un attimo.
le truppe, vediamo se salgono di livello. Ma sì, non sono neanche tante. Rinforza truppe. Non abbiamo... Comincia. I Topoblin. Allora. E se rimane all'attacco, cibo e tesori. Ok. Allora, vediamo un attimo chi sono questi. Vediamo quanta forza militare hanno loro. Noi abbiamo forse 5.000. Non so cos'era. 2.000. E loro sono più forti di noi. È attaccata a distanza perché reagiriamo. Scusate, io ho bisogno di fare una cosa di questo tipo già da subito perché gli acerei danno fastidio. Eh sì, potete spianare gli acerei che sono sempre carne da macello di fronte alle spade. Adesso è giunto il momento del bombardamento. Ok, vediamo la bontà di questo sistema di combattimento. Ok, arcieri, sono rimasti degli arcieri che adesso imparano come funziona. Proviamo un po' questa. Dai, abbiamo poi vinto, no? Oh, i Topoblin dovrebbero essere finiti. Ci sono ancora io. E chi è? Adesso partirà lo scontro. E vi ho trovati. Dove siete? Ah, minchia quanti! Vabbè, è giunto il momento. Ancora. Abbiamo finito la nostra forza militare. Purtroppo non ne abbiamo più. La forza del nemico è davvero elevata. Quindi ora dobbiamo imparare a gestire bene questa cosa. Sono davvero tanti. Quindi cerchiamo di... attaccarli volta per volta. Vediamo se... Ok, abbiamo caricato una barra che non so da dove arrivi, ma è una sorta di bonus. Devo ancora capire come si fa vedere quella cosa lì. Comunque vediamo se ce la facciamo adesso con la forza che ci costa 200 a spianare tutti quelli che abbiamo davanti. Ma dubito seriamente. La forza militare è finita e non ce la faremo mai. Guardate quanti sono. Niente, abbiamo finito la forza militare. Ci tocca ritirarci probabilmente. Eh sì, non abbiamo più forza per niente. Non siamo abbastanza forti per questa battaglia. Guardate, mamma mia quanti sono. Beh, ma forse... sono solo arcieri, sono rimasti, quindi forse ce la possiamo fare. Non c'è sta abbastanza potenza militare. Potete attaccare con... Ok. Merda. Ok, attaccate lui però, adesso. Potete attaccarli? Ok, mamma mia che vittoria! Che vittoria! Perfetto. Mamma mia. Epica. Abbiamo vinto, vediamo adesso cosa succede, ma dovremmo aver finito adesso. Poi andrò a sbloccare, diciamo, la foresta. Hai vinto una bottiglia di dolce acqua, ok.
niente, torniamo a casa adesso perché non abbiamo più praticamente truppe, quindi torniamo a casa e salviamo la partita. Allora, ci siamo concentrati su questo episodio sulla natura, diciamo, gestionale di battaglia campale di Ni no Kuni 2. La prossima volta andremo a vedere magari un minimo anche la gestione del regno, tanto per essere completi sul sistema di gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo, dopo magari esservi visti anche la live da 1 ora e 10 che ho fatto prima di questo video. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.